Benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, questo come secondo video è il primo video di Minecraft Vanilla. Come potete vedere, ho già creato tre vanille. SS1 Vanilla, Vanilla 2.0, Vanilla YouTube. Quello che gioco di più è Vanilla YouTube. Ora creiamo una nuova vanilla. Mi sembra pure giusto. Compro dopo. Creiamo la vanilla per i fan. Cioè, questa è dedicata, questa vanilla è dedicata a voi, dovete ringraziare. Qua hanno aggiunto delle cose come per esempio che non perdi gli oggetti quando muori. Vabbè ragazzi, comunque oggi iniziamo una nuova serie di Minecraft e lasciate più di 10 like, 50 like per una prossima vanilla. Cioè non per una prossima vanilla, per un prossimo episodio della vanilla. Aspettiamo 2 ore e mezza, però non va. Ok ragazzi, benissimo. Bella, siamo qui senza un cavolo di nessuno, senza anima viva. Ciao. Comunque questa maschera è moissima. Un attimo solo. Dobbiamo aprire il nitro. Andate piano, ventole. Non dovete fuocovare. Allora, bella, skipper. Abbiamo, dov'è la chest? Come ho fregato la chest? Agente segreto, la. Io. Dov'è la mia chest? Dov'è la chest? Rosaia del pip, ah, eccola. La chest. Facciamo così, tutti facciamo più prima. Siete va dietro. Basta. Oh, basta. Scusate, ragazzi. Allora, stavo dicendo, noi intanto dobbiamo fare, cioè, queste sono le basi di Minecraft, la crafting table. Anche se questo tutto è in italiano, purtroppo. Allora, dobbiamo crearci. Basta, perché gli oggetti principali che ti danno su Minecraft sono piccone di legno e ascia. Non è che ti danno chissà che splendidi zà. No! Però noi ci accontentiamo perché non siamo ricchi. Anche se questo è un attimo. Non siamo tentazioni. Allora, ora bisogna trasformare da legno in legname. Già, avete capito un cacchio, lo so. Come vedete, qui c'è un po' di ombra. Anche se sono gli alberi, anche se non ci sono. Sai che sono le mura, anche se ci sono. Vabbè, Eurica. Allora. Primo obiettivo, trovare un villaggio. Mi sembra opportuno. Trovo un villaggio. No, in realtà il primo obiettivo dovrebbe essere trovare il ferro e la pietra. Cioè, soprattutto la pietra. Il ferro. Ho detto, ho 6 pesci crudi. Non so cosa cacchio c'entri però. Oh, c'entra. Forse. So che avete visto tutti quei maiali, ma non voglio uccidere. Io salvo gli animali, non uccido. Ok. Possiamo ora bensì scavare. Progresso, l'età della pietra. Qual è il progresso? Età pietrosa. Ok, possiamo mettere questa qui perché se no se noi siamo troppo pigri. Quindi ci mettiamo la palla in mano e spawna questo qua. Pecans subitans maintenance. Ok. Ottimo. Madonna mia. Ok, stiamo rubacchiando un po' di tutto questo pietro. Cosa non è pietro? Vabbè, ragazzi. Comunque, prima che questo video continui, vi invito a iscrivervi al canale. Lasciare 50 like per un prossimo video, attivare la campanellina,
a campagna, perché appunto varie notte non scrivete quando io posso tutto su YouTube, ma soprattutto scrivete qua sotto in commento, scrivete cosa vi è piaciuto tanto, più conoscete like, no più like, solo like, e vai. Ok, va bene. Abbiamo abbastanza Patreon, dove stiamo, dove è l'uscita, qua. Non uscita, siamo tutti, forse sono io. Va bene, possiamo andare, ok, alla ricerca di un'isola che non c'è. Voglio dirvi una frase che io ho sentito in un film. Perché è Natale. È bello. No, è... Perché è Natale. Tutti vogliamo essere bambini. No, Natale è bellissimo. Vabbè, una frase del genere, ma non me la ricordo. Allora, dobbiamo andare alla ricerca di un villaggio. Vai, la ma cosa mi è successo qui? Aiuto! Qui se cadi, saluti pure oltreoceano. Cosa c'è qui c'è qua sopra? Bella, qui c'è qua. Sto esplorando un po', non picchiatemi. Qua, non so mai. Appunto. Ah. Knock, knock. Madonna, mi stavo cagando letteralmente al posto. Vai, scaviamo tutta la vita. Ho urlato perché sapevo che già cadevo. Cosa è successo? Madonna, mi stavo... Notte prima degli esami. È un film bellissimo, che è forse più per i maggiorenni che per i minorenni, però è davvero molto bello, quindi se volete vedete. E sono pipistrelli, pipistrelli. E vai, primo ferro. Ti dà ferro, no? No? Ah, però lei... Dobbiamo un po' controllarci intorno perché... Questo potrebbe esserci loro. Questo e vai. Ecco, ferro, io avevo detto oro, mi sbaglio, ma è ferro, ferro. Finite le torce! Dobbiamo risparmiare, ma io mai sospendaccio le torce. HH. Ok. Dovrei fare più torce. E quanto carbone? La miseria. Beh raga, come inizio stiamo andando molto 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 bene. Ah, e ora quanto carbonio. Se possiamo un po' più a sbirciare qui. No, c'è niente. Possiamo anche tornare indietro. Andiamo. Abbiamo poca più. Che ne vogliamo. Perché devo costruirmi un'altra. Vabbè, comunque io direi di stabilirci qui vicino, perché qua c'è un posto bellissimo. Qua ti sembra la lava quando stai lontano, però invece da vicino, vabbè, possiamo anche andare via, ci ripigliamo il nostro torcio perché siamo tacchini. Questo è una caverna immensa, questa è una caverna immensa, porca miseria, guarda. Ah, ma questo io lo metto una seconda mano. No, noi ci troveremo qua vicino, così quando una volta che voglio entro qui nella caverna e posso prendermi tutti i minerali che voglio. Ok, forse questa caverna è la nostra proprietà, però ora vai. Da ora in poi, questa sarà la caverna schifferonica. Qui ci vedrò sempre io. Ok, io basta, qua sto solo io, non c'è nessuno. Poi pure se vorrebbe venire qualcuno non può venire perché non è, questo non è un server ma è un mondo. Ok, allora qua c'è un problema perché uscire è complicato. Cioè uscire da qua è complicato. Non è torcio che uccido, questa frase non la ricordo molto bene perché l'ho sentita in una canzone. E vabbè, dai, sembra una sfiga, però non è, no, no, no.
No, penso che ci troveremo qua vicino, da qualche parte vicino. Comunque la caverna si deve stare, quindi io ci mi stabilirò qui, proprio esatto, voglio fare un po' le montagnone, però è bellissimo. Un prato fiorito, poi dobbiamo andarci ancora. Poi vicino al mare, guardano i pesci. Figo, no? Vabbè. Iniziamo a costruire. Allora, poi che ci sono pure molti alberi, guarda lì, qui, qui. Iniziamo. Ok, allora, provi a dire. Vabbè, dai, dai, iniziamo questa casa. Allora, ecco, con il blocchetto alla volta, blocchetto alla volta, si fa tutto. Però ora dobbiamo iniziare facendo il contorno e basta, perché non possiamo fare un castello in 2 secondi. Appunto. Dovremmo fare più o meno una, come posso dire, una cosa piccola, però che dà molto utile. Per esempio, non come quella di Gabby, cioè quella di Gabby era molto piccola, mo avete ingrandito molto il suo villaggio, ma credo che, sì ragazzi, mi sa che qua, questa casa sarà abbastanza piccola, cioè a me basta tanto per dormirci, convivere, viverci, vabbè, avete capito, noi manco un letto ci abbiamo, quindi... Siamo partiti proprio ottimamente, nel miglior dei modi. Proprio nei migliori. Allora, però io vi invito a vedere la nuova serie TV che è uscita, oltre a noto prima degli esami, vi invito più a vedere questa serie TV che vi sto per consigliare, ovvero La Caserma. Quello vi può pure servire per la vostra disciplina, per il vostro... per cambiare. No, stavo registrando. Via! Vabbè, sono molto allegra. Tutte le persone sono allegre. I miei amici sono allegri. Però dentro. No, troppo allegria. Però io come minchia dormo? Cioè no, sto andando per capire. Come dormo? Come dormo? Io non ho mai detto. Porca miseria. Poi che mangio... No, io non mangio cibo crudo, ok? Madonna mia, che schifo. Però... Sicuramente i mostri ci saranno. Qua dobbiamo iniziare un po' a posicarci, tipo mettendo questo qui. La crafting qui, che mi serve perché devo costruire una porta. Cioè, ma sono proprio taccagni. Cioè, tutto sto legno per 3 porte. Vabbè. Sono attaccando. Ok, ma almeno le porte ce le ho. Ok, con questi 13 blocchi rimanenti faccio più contorno. Però qua, raga, qua dobbiamo viverci questa casa. Cioè, non è che deve essere. Dovremmo riuscire a starci per più, cioè sopravvivere più tempo possibile, quindi appunto c'è già uno scheletro che non mi piace. Allora, vediamo che sono. Qui. Faccio time set day. Qui vai, trucchi servono. Raga, questo non è proprio trucco, è manualità, manualità, ottimo, manualità. Vabbè, andiamo. Senti, qua ci sono belli girasoli, ma infatti il solito salotto, porca non so cosa rotto. Cioè, è bellissimo questo posto, è davvero molto molto bello. Allora, noi dobbiamo raccogliere il legno a volontà perché la nostra casa sia pronta. Ok. Va bene. Vai. Via il legno a volontà perché così si migliora la casa. PS5 non so più niente, la vero io ho detto a caso, ya, sono andata più di me, ce n'è, sotto nei commenti se sono intonata o suonata, so già la vostra risposta, intonatissima, ma comoda ci credo, però, ok ci credo, no, ci credo, ci credo, ci credo.
Vabbè. Noi perché stiamo facendo già un triplo strato? Dobbiamo fare il doppio strato. Se no. Ok, vai. Do, 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 do. Uè. Non la faremo molto alta questa casetta. Vabbè ragazzi, posso confermare che questo video ora si concluda. Spero vi sia piaciuto e beh, come ogni volta lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e scrivete qui sotto un commento bello. Ciao!